Il Dio degli eserciti darà battaglia per noi. Mirate tutti la sua potenza. Diciamo che c'è, secondo me, un discorso generale innanzitutto da fare. La sostanza è che a me pare che l'Antico Testamento non parli di Dio, nel senso che non parla del Dio che poi la religione ci ha presentato. Nei secoli, anzi ormai sono due millenni, è sempre successo un fatto curioso, lo definisco bonariamente curioso, che i vari esegeti, siano essi teologi, esoteristi, cosiddetti iniziati, eccetera, tendono ad adottare tutti uno stesso comportamento, che è questo. Dicono, quando la Bibbia dice una cosa, in realtà vuol dire che. Cioè, interpretano la Bibbia in modo allegorico, in modo metaforico, e così facendo, basta studiare la storia dell'esegesi biblica, si vede come ciascuno introduca nella Bibbia, in sostanza, la sua verità. Cioè spesso si fa dire alla Bibbia ciò che piacerebbe che la Bibbia dicesse. Io faccio un altro percorso, un percorso che è, come dire, pienamente ricompreso all'interno delle chiavi di lettura possibili bibliche, dico pienamente ricompreso del pensiero giudaico, quindi andiamo proprio alle origini, e c'è un acronimo che è Pardesh, che dice che quindi la prima lettura è la Peshat, cioè la lettura letterale. Quella non può non esserci. Bene, io dico, a fianco, a lato di tutte queste letture che conosciamo da secoli, io dico facciamo finta, per una volta, facciamo finta che anche la lettura letterale abbia un suo significato. Sono in linea con il pensiero di molti rabbini contemporanei, direi un po' con il top del pensiero rabbinico, ad esempio statunitense, dove si dice chiaramente una cosa. Torah is not metaphoric, cioè la Torah, che è il nucleo della Bibbia, non è metaforica. Quindi la Torah ci dice le cose che voleva dirci e non richiede interpretazioni particolari. L'importante è avere rispetto per la lettera, cioè avere rispetto per il testo. Scrivono questi rabbini che il pensiero giudaico era, e soprattutto quello degli antichi autori biblici, un pensiero estremamente concreto, che non dava spazio all'idealismo. E quindi introdurre l'idealismo neoplatonico, quindi con tutto quel concetto di spiritualità che si porta dietro, introdurlo nei testi biblici, diciamo, non solo è un grave errore, ma allontana sempre di più dalla possibilità di provare a capire che cosa volessero veramente dirci. Noi dobbiamo essere onesti e quindi quando ci approcciamo alla Bibbia tutti dovremmo dire sappiamo di non sapere. La nostra Bibbia, e quando dico nostra intendo dire la Bibbia cristiana, ha 47 libri. Perché? Perché nel corso dei secoli degli uomini hanno stabilito, tra l'altro cambiando i criteri di decisione e di giudizio, hanno stabilito che quelli sono i libri ispirati da Dio. Secondo gli ebrei ci sono 8 libri che non sono cosiddetti canonici. Cioè a quegli 8 libri non bisogna credere perché non contengono la verità. I copti credono canonici, cioè definiscono canonici, ad esempio 2 libri che non sono accettati né dai cristiani né dagli ebrei. Sono il libro di Enoch e il libro dei Giubilei. I cristiani ortodossi non si rifanno alla Bibbia masoretica, cioè quella a cui si rifanno ebrei, sostanzialmente ebrei e cristiani. Ma si rifanno alla Bibbia greca dei 70. Tra la Bibbia greca dei 70 e la Bibbia masoretica, cioè quella da cui derivano le Bibbie che abbiamo in casa, ci sono più di 1000 variazioni, più di 1000. Ci sono variazioni proprio dei significati delle parole. Tra la Torah samaritana, Torah significa i primi 5 libri dell'Antico Testamento, quello che noi conosciamo come Pentateuco, e la Torah masoretica ci sono più di 2000 variazioni. Quale delle due possiede la verità? Nessuno al mondo può dirlo. Anche perché nessuno al mondo sa come fosse la Bibbia in origine quando è stata scritta. La Bibbia è stata scritta solo con le consonanti, quindi quella che noi possediamo con le vocali è quella che è stata vocalizzata da questi masoreti, appunto, di cui dicevo prima, cioè da questi custodi della tradizione, che però presentano 2000 varianti rispetto ai custodi della legge samaritani.
Bene, noi possediamo quelle vocalizzazioni. Nessuno sa quale fosse la vocalizzazione in origine. Ci sono dei testi che sono stati cambiati nel corso dei secoli, testi che sono stati riscritti, testi che sono stati tagliati. Nella Bibbia che abbiamo in casa sono citati, ad esempio, 8 libri biblici, che quindi quegli autori conoscevano, che sono scomparsi. La cosa che viene in mente si dice, ma la Chiesa Cattolica l'ha fatti scomparire. No, sono stati fatti scomparire già nella tradizione ebraica. Alexander Röfe, in un'intervista al Corriere della Sera, ha detto chiaramente, nel momento in cui il nuovo sacerdozio, diciamo così, di Gerusalemme, al rientro dall'esilio babilonese, ha preso il potere e si è autodichiarato l'unico intermediario tra il popolo e questo Yahweh, il lavoro più grande che hanno fatto è stato quello di eliminare. Cioè eliminare tutto ciò che non era funzionale alla ideologia e alla teologia che loro hanno veicolato verso il popolo. L'inganno delle caste sacerdotali è un inganno che dura da secoli. E quindi, dice appunto questo esperto di Bibbia, che lì hanno cominciato a eliminare, hanno ridotto i libri, li hanno accorciati, diceva per esempio il libro di Geremia è stato accorciato di almeno il 30%. Spesso, siccome non se la sentivano proprio di fare scomparire definitivamente, cioè di bruciare i libri, i codici antichi, perché comunque erano stati scritti dai loro padri, allora spesso si limitavano a sotterrarli, cioè a nasconderli, in modo che non fossero più disponibili. Sono stati trovati i rotoli di Qumran, di cui si parla da qualche decennio. Tra questi c'è anche il libro di Isaia. Tra la versione di Qumran del libro di Isaia e la versione masoretica del libro di Isaia ci sono quasi 300 varianti. Quello che si capisce è che chiunque, qualunque gruppo, avesse in mano un codice biblico, ci inseriva ciò che a quel gruppo interessava inserire. Quindi non abbiamo nessuna certezza su nulla. Allora perché uno si chiede studiare la Bibbia? Perché sulla Bibbia sono fondate 3 religioni, perché dalla Bibbia, direttamente o indirettamente, dipendono le scelte di vita di alcuni miliardi di persone. Nella metodologia dichiarata prima, cioè di fare finta che quando la Bibbia si dice una cosa volesse dirci esattamente quella, sicuramente Mosè ha avuto incontri ravvicinati con questo El è il singolare del termine Elohim, con questo El che si è fatto chiamare Yahweh, ed ha avuto con lui, come dire, un rapporto non facile, cioè il rapporto tra il classico potente e il suo portavoce, cioè come dire il suo comandante in campo, no? Per cui c'erano anche, come dire, non c'era una subordinazione proprio totale, c'era un rapporto anche un pochettino conflittuale. In questa conflittualità e quindi diciamo anche in questa non totale, piena e cieca fiducia che Mosè dimostrava nei confronti di quel personaggio, e Mosè gli pone alcune domande. Intanto gli dice: chi sei tu? Cioè come ti chiami? E questa ovviamente è una domanda che non si fa al Dio trascendente, unico, spirituale, perché sarebbe di per sé stupida, oltre che offensiva. Ma Mosè la fa tranquillamente, perché Mosè sapeva bene che questo non era il Dio unico, trascendente, spirituale. Tant'è che spesso si dice il Mosè ha fondato il monoteismo, ma Mosè non è mai stato monoteista, Mosè non ha mai definito questo qui un Dio, tantomeno il Dio unico. Lui sapeva che era uno dei tanti, cioè uno dei tanti Elohim ai quali ci si poteva rivolgere. Mosè gli chiede innanzitutto come ti chiami. E lui gli dà quella famosa risposta che nei secoli ha dato corso a un sacco di discussioni e a tutte le traduzioni possibili, cioè gli dice Eie Asher Eie, io sono quello che sono, io sarò quel che sarò, io ero quel che ero, io sarò quel che ero. E poi dice lui, mi ricorderete con questo nome, e pronuncia quel famoso tetragramma che viene vocalizzato nella Bibbia sia come Yahweh che come Yehuah. Dopodiché Mosè gli chiede un'altra cosa, gli chiede anche che di fargli vedere lo strumento che rappresenterà per lui, per Mosè, la garanzia che questo Yahweh è veramente in grado di mantenere la promessa di portarli alla conquista della famosa terra di Canaan, conosciuta appunto come terra promessa.
E gli dice quindi: io ho bisogno di capire che tu sei veramente in grado di mantenere le tue promesse, quindi devo vedere la tua gloria. Io mantengo qui la traduzione tradizionale, quella che troviamo in tutte le Bibbie. Quindi, diciamo, per questa volta non la cambio, lascio gloria. Yahweh gli dice va bene, cioè in sostanza Yahweh capisce l'esigenza di Mosè, quindi non si offende per questa richiesta di una prova. Pensate al Dio trascendente universale che viene messo alla prova da un omuncolo qualunque. Bene, non era così e quindi Yahweh capisce bene l'esigenza di Mosè e in sostanza gli dice va bene, ti faccio vedere la mia gloria. Dice però se ti faccio vedere la mia gloria, sappi che se passo vicino a te con la mia gloria e se tu vedi la mia gloria di fronte, tu muori. Però se tu ti nascondi dietro delle rocce e la mia gloria, invece di guardarla da davanti, dopo che è passata, la guardi di dietro, non muori. Capiamo che la gloria di Dio è un qualcosa che si muove da un punto ad un altro. Quando si muove non le si può stare di fronte. Se ci si trova di fronte si muore. Dio, diciamo Yahweh, non è in grado di controllare o di prevenire gli effetti di questa sua gloria. Se però ci si nasconde dietro delle rocce, le rocce sono in grado di fare ciò che Dio non è in grado di fare. Da questo passo apprendiamo che la gloria di Dio non è un qualcosa che accompagna Dio in tutte le sue manifestazioni, ma è una manifestazione che va programmata, tant'è che gli dice te la faccio vedere domani mattina. Il popolo vede e sente cose terribili sulla montagna, cioè vede una grande nube, sente rumori come di grandi acque, rumore come di forte tuono. Quindi l'altro elemento che dobbiamo aggiungere alla gloria di Dio è che fa rumore quando passa. Questo è ciò che c'è scritto nelle Bibbie. Poi io nei miei libri entro nel merito delle traduzioni particolari del termine kavod, che nella Bibbia è soprattutto scritto con la vocalizzazione kevod, che è la vocalizzazione del genitivo, quello che si chiama in ebraico lo stato costrutto. Quindi questo kavod produce quegli effetti. Una vicenda drammatica occorsa ai due figli di Aronne, i quali entrano spontaneamente per portare un'offerta spontanea a Yahweh, tra quelle che lui chiedeva, che voleva gli fossero preparate in un modo molto particolare, dava proprio delle, le posso definire così, delle ricette precise di cose che gli dovevano essere preparate, sia in termini di cibo che in termini di profumi che amava odorare. Bene, due figli di Aronne si presentano spontaneamente, entrano con i loro bacili, con sopra queste offerte, e muoiono all'istante fulminati. Dopo questa vicenda, occorsa appunto a, diciamo, alla famiglia che aveva l'obbligo di occuparsi di Yahweh, quindi non erano due estranei, ma erano due che quotidianamente dovevano occuparsi delle esigenze di Yahweh. Bene, dopo questa vicenda, Yahweh parla a Mosè e gli dice che i due figli di Aronne sono morti perché hanno fatto una cosa che non gli era stata chiesta. E dice a Mosè: ricorda ad Aronne che non può entrare da me ogni volta che vuole lui, se non vuole morire. Cioè, se non si rispettavano dei tempi esatti e quindi se ci si trovava all'interno della dimora nel momento sbagliato, si moriva. Era inevitabile morire e lui, cioè Yahweh, non poteva farci nulla, perché era la conseguenza diretta, mi verrebbe da dire meccanica, del trovarsi nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. Se leggiamo attentamente la Bibbia, ci accorgiamo intanto che non hanno mai attraversato il Mar Rosso, come invece viene raccontato dalla tradizione, ma parla di Yam Suf, cioè di mare di canne. Quindi hanno attraversato un canneto. Ed è il canneto che ancora, non so se sia lo stesso ovviamente, ma voglio dire, caratterizza quella zona del nord-est del delta del Nilo. E dice la Bibbia che hanno attraversato quel canneto dopo che per tutta la notte ha soffiato forte un vento da est. La cosa curiosa è che a metà del 1800 un ufficiale dell'esercito
inglese che era a distanza proprio in quel territorio, ha scritto in un diario, ha annotato una cosa che per lui era curiosa, che dopo che per tutta la notte ha soffiato un fortissimo vento da est, al mattino si era liberata una secca lunga 2-3 km, larga alcune centinaia di metri. Questa secca è rimasta tale e veniva usata dai beduini per attraversare quel territorio, è rimasta tale per alcune ore, poi sono tornate le acque e l'hanno ricoperta. Come poi su questo evento sono state fatte delle simulazioni al computer per vedere se è vero che un vento del genere in quel territorio può provocare quel fenomeno, e le simulazioni sono state fatte negli Stati Uniti, dove c'è il Centro Studi del Clima Mondiale, e mi ricordo che Repubblica aveva scritto: quindi la scienza smentisce la Bibbia. Io scrissi la sera stessa a Repubblica dicendo: no, la scienza conferma la Bibbia, perché la Bibbia racconta esattamente questo, che hanno attraversato un canneto, che il canneto che si trova nel nord-est del delta del Nilo, e che quel canneto ha avuto una secca che si è prosciugata dopo che per tutta la notte ha spirato un forte vento da est. Non è un caso che Mosè abbia sfruttato quel fenomeno naturale al quale lui doveva aver assistito più volte nei suoi decenni di peregrinazione nel deserto, mentre portava al pascolo il bestiame di suo suocero. Un'altra parte del racconto: che le acque facevano da muro. In realtà il termine ebraico significa sia muro che protezione. Quindi si dice che le acque li proteggevano dai lati, il che è intuibile. Diciamo, nella formazione dell'uomo, la Bibbia ci dice che gli Elohim hanno deciso di farci a loro somiglianza, e dice letteralmente il testo, il versetto ebraico, con quel qualcosa che contiene la loro immagine. Il termine ebraico è tselem, indica quel quid di materiale che contiene l'immagine. E siccome deriva dal verbo tsalam, significa anche che è stato un qualcosa di, dicono i dizionari, something cut off, un qualcosa di tagliato fuori. Quindi la Bibbia ci dice che noi siamo stati fatti a somiglianza degli Elohim, con quel qualcosa di materiale che contiene la loro immagine e che è stato tagliato fuori. Ora, se noi per un attimo ci riusciamo a svincolarci dalla educazione che abbiamo ricevuto e ci dimentichiamo per un attimo che stiamo parlando della Bibbia, proviamo a definire che cos'è quel qualcosa di materiale che contiene la nostra immagine, che può essere tagliato fuori e usato per fare un altro a nostra immagine. Ovviamente noi lo definiamo DNA. Questo vorrebbe dire che ad un certo punto dell'evoluzione umana, forse, è intervenuto qualcuno che ha dato un colpo di acceleratore. Tra i libri, dicevo prima, quei libri che sono scomparsi, no? Che la Bibbia, gli autori biblici citavano come testi per loro validi e che invece qualcuno evidentemente ha eliminato perché dovevano essere eliminati, ce n'è un libro che è il libro, si intitola Il libro delle guerre di Yahweh, e che veramente questa tra le altre è sicuramente una grossa perdita, perché forse in quel libro poteva essere raccontato in che modo combatteva Yahweh, e chissà, magari in quel libro lì ci potrebbero essere racconti che ricordano per esempio i racconti che sono presenti nei testi indù, dove si parla delle lotte che questi dei si combattevano nei cieli con le loro macchine volanti. Nell'Antico Testamento si parla come vengono presentati nei loro effetti, in ciò che fanno, l'Arca dell'Alleanza, che è, come dice lo stesso rabbino Moshe Levin, un condensatore elettrico, quindi veramente un meccanismo tecnologico. Diciamo, certe interpretazioni sono un po' esagerate, aveva poteri forse molto più limitati di quelle che le vengono alle volte un po' fantasiosamente attribuiti, ma che fosse un elemento tecnologico, questo mi pare fuori di ogni discussione. Altro elemento tecnologico doveva essere il cosiddetto efod, che è un termine che non viene neanche mai tradotto, perché di fatto non ha una traduzione, che era un insieme, insomma una struttura, un pettorale che veniva portato appunto addosso dai sacerdoti quando entravano nel Tempio, o veniva portato, come è raccontato in un paio di vicende di Davide,
da un addetto a questo trasporto di queste FOD, che aveva 12 pietre, noi potremmo definire forse 12 luci o 12 pulsanti, e che serviva per le comunicazioni a distanza. Ci sono due racconti nei quali appunto si dice che Davide era in battaglia, si trovava malpartito, aveva bisogno di comunicare con Yahweh, Yahweh non era lì, siccome nella Bibbia non ci sono comunicazioni telepatiche o altre cose, allora lui chiama il portatore delle FOD e gli dice avvicinami le FOD in un caso, nell'altro caso gli dice portami le FOD, e solo dopo che il portatore di FOD si è avvicinato a Davide, Davide può comunicare con Yahweh che era lontano. Se leggiamo attentamente le descrizioni delle FOD, sia pure in questa forma letteraria in cui ci sono state presentate, vediamo che effettivamente ha la struttura di un circuito elettrico. Nella Bibbia c'è anche scritto che quei lavori lì, cioè l'Arca dell'Alleanza, le FOD e altre strutture legate alla dimora di Yahweh, ecco, nelle Bibbie che abbiamo in casa c'è scritto opera di artista, no? Come se fossero opere destinate ad abbellire. In realtà il termine esatto ebraico indica, dice, opera di assemblante progettante. Cioè la traduzione esatta sarebbe non lavoro di artista, ma lavoro di un tecnico. Se si legge la Bibbia secondo il metodo che ho appena presentato, direi che la creazione di una religione non era certo obiettivo degli antichi autori biblici, che invece ci raccontavano delle storie, delle vicende, quindi dei brandelli di cronaca, ce le raccontavano ovviamente con gli strumenti concettuali, culturali, linguistici di cui disponevano. È importante sapere per poter ragionare autonomamente. Dopodiché ognuno può fare le sue scelte di fede, io lo ripeto, di fede non mi occupo, la fede è una scelta personale, riguarda ciascuno, riguarda l'intimo di ogni singola persona, ma la scelta di fede deve essere, come dire, quantomeno supportata da una base di conoscenza che consenta di non fare una scelta totalmente alla cieca, perché effettivamente, insomma, la Bibbia, l'Antico Testamento, non è ciò che ci è stato raccontato, cioè non è quel testo unitario, ispirato da Dio, che è rimasto così nei secoli. È un testo che nei secoli ha sempre cambiato, sul quale sono intervenuti uomini. Poi chi vuole può anche fare la scelta di fede di credere in un Dio, perché chi vuole può anche pensare che quel libro, così come è strutturato, sia comunque il libro che quel Dio, di cui io non parlo perché non so nulla, ha scelto per fare in modo che gli uomini arrivassero a lui. Benissimo, questa è una scelta di fede. L'importante è sapere com'è quel libro.